ovviamente evito tanti in bocca al lupo per i mondiali. Noi ovviamente siamo qua subito dopo, così vi rincontriamo per capire come sono andati, per fare ancora nuova esperienza con il jiu-jitsu, e magari non dico che mi metta in kimono perché se no mi farei male sicuramente, però cerchiamo di far conoscere questo sport che mi sembra veramente molto bello. In bocca al lupo. Grazie. Nel grande mondo del jiu-jitsu esiste anche chi ha delle idee assolutamente innovative e in questo caso che possono aiutare non soltanto i portatori di handicap ma anche per esempio i loro parenti, gli amici e tutti quanti vivono situazioni un po' difficili. Insieme a Rodolfo Manfredi. Rodolfo, tu hai delle idee assolutamente spettacolari e innovative, comincia a raccontarcene qualcuna. Allora, riguardo le arti marziali, io provengo dal campo delle arti marziali. Ho avuto un frontale in moto con coma, quant'altro, mi hanno massacrato, ho perso un braccio e una gamba. Da allora, girando per le strade, non mi sento molto più sicuro come prima. A questo punto mi successe anche dei fatti con la mia ragazza, la mia compagna, in cui, insomma, poco piacevoli e ho rischiato anche un accoltellamento. A questo punto ho pensato anche a chi è messo anche peggio di me, tipo persone tetraplegiche, con disabilità anche gravi, le quali non si possono permettere di girare per la città di notte, anche se sono accompagnati dai genitori, da amici. Allora ho pensato, perché non creare un corso di autodifesa, specialmente mentale, perché noi sappiamo che reagendo di fronte a una situazione di pericolo, mentalmente positive, ci si può anche districare in qualche modo, senza ricorrere alla violenza e quant'altro. E quindi mi è venuto in mente di creare un corso di autodifesa, soprattutto per diciamo, le persone con disabilità, e anche per i familiari, gli amici che eventualmente ti accompagnano. Quindi di qui ho avuto l'idea, casualmente, che il caso non esiste, ho conosciuto il maestro qui presente, che è un grande, che mi ha colto l'occasione al volo, come tutti i grandi, e mi ha detto si può fare. Piero, come nasce questa idea, oppure se deve ancora nascere, come pensi di svilupparla? Ecco, questo è il punto, come svilupparla. È chiaro che per quanto riguarda il discorso tecnico non c'è nessun problema, che noi l'abbiamo e lo offriamo gratuitamente per questi parenti, diciamo, figli, amici, eccetera eccetera. Però non finisce qui, ne parliamo più avanti, però, perché adesso il resto è in cantiere. Bene, allora, certo, ritroveremo Piero e Rodolfo perché ci sono tantissime idee in giro, quindi potremo svilupparle presto con loro.